impariamo una parola nuova, orogenesi, che significa formazione, nascita dei rilievi delle montagne. Infatti abbiamo già visto il paesaggio montano, abbiamo visto il clima, la flora, la fauna, le attività dell'uomo. Ci manca una sola domanda: come nascono le montagne? Com'è possibile che esistano e si presentino davanti a noi dei grandi giganti di pietra? Le montagne nascono tantissimi anni fa, quando sulla Terra c'erano tantissime eruzioni vulcaniche e fortissimi terremoti. Come già sai, sulla crosta terrestre non c'è un blocco unico, ma ci sono numerose placche sulle quali noi viviamo. Queste placche galleggiano, possiamo dire, sopra un altro strato, il mantello, che è di materiale più viscoso. Ma come, maestro, galleggiamo? Ma ce ne accorgeremo? No, innanzitutto perché c'è la forza di gravità che ci tiene ben saldi a terra. Seconda, a volte ce ne accorgiamo che ci muoviamo, per esempio durante i terremoti, e come se ce ne accorgiamo. Ma cosa c'entra questo con le montagne? Le placche nei secoli, nei millenni, nei milioni di anni si sono mosse formando i continenti che noi conosciamo. Durante questi movimenti spesso accade che delle placche si scontrino, creando appunto i rilievi. Muovendosi, alcune placche si scontrano, il termine tecnico è corrugamento, dando origine alla montagna. Altre ancora, ricevendo spinte da placche vicine o dal basso, si ripiegano, creando altri rilievi. Altre montagne invece sono nate da antichi vulcani, da delle spaccature all'interno della crosta è fuoriuscito il magma tramite le famose eruzioni, e il magma fuoriuscendo nei millenni si è solidificato, creando roccia, e quindi antichi vulcani spenti sono diventati montagne. Un'ultima cosa: hai visto che tante montagne hanno forme diverse? Ci sono alcune che sono più arrotondate, altre più aguzze. Ecco, questo dipende dall'età delle montagne e del materiale della roccia. Perché gli agenti atmosferici, quindi vento e precipitazioni, col tempo, in un processo molto lungo, erodono la roccia, cioè ne portano via materiale. Quindi molto spesso monti più antichi sono più arrotondati perché hanno perso molto materiale, mentre monti più giovani, parliamo comunque di tantissimi anni, tanti, monti più giovani hanno cime più aguzze e versanti più ripidi. Bene, noi abbiamo finito, puoi integrare questo video sia con i video che hai già visto, ma anche con altre schede, con libri. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!